Ho mangiato solo frutta per 5 giorni ed ecco che cosa è successo. Ogni tanto mangiare un frutto tra un pasto e l'altro è un'ottima idea di spuntino. Ma che accadrebbe al tuo stato d'animo e al tuo benessere se mangiassi solo frutta? Niente cibi lavorati, niente verdura, niente carne. Solo frutta? Beh, lo scopriremo tra un attimo. Prima però clicca su iscriviti e attiva il campanello di notifica, in modo da unirti a noi su Il Lato Positivo. Mangiare solo frutta è anche detto fruttarianismo. Se segui questo tipo di alimentazione, puoi mangiare frutta dolce e frutta con semi. Cetrioli, olive, pomodori, avocado e così via. Alcuni dicono che ogni tanto ci si può concedere semi e noci. Comunque, se scegli questo stile di vita, dovrai dire di no a cibi cucinati e ai cereali, ed evitare prodotti di origine animale. Naturalmente, dovrai dire di no anche a tutte quelle cose deliziose, tipo pizza dolci e patatine fritte. Allora, che te ne pare? Sei disposto a intraprendere questa dieta con me? Siccome per me tutto ciò è un po' insolito e nuovo, limiterò il mio periodo di prova a 5 giorni. Giorno 1. Il primo giorno i miei pasti hanno incluso un frullato, un bicchiere di latte di mandorla, un po' di frutta secca e due belle scodelle di Macedonia. Per cena ho mangiato un bel mix di cetriolo affettato, avocado e pomodori. Ho condito questo piatto con sale e pepe e aggiunto un po' d'olio d'oliva. Sai, mi sentivo stranamente piena. Di contro, però, sono dovuta anche andare al bagno un po' più spesso. Mi è sembrato che tutti questi frutti scivolassero letteralmente attraverso il mio sistema digestivo. E sentivo costantemente il mio intestino bollire e ribollire durante la digestione. Giorno 2. Il secondo giorno mi sono svegliata e avevo la pancia un po' più piatta del giorno precedente. Questo diciamo che mi ha fatto a dir poco entusiasmare. Il menù era quasi lo stesso del giorno 1. Unica cosa, ho cambiato un po' i tipi di frutta. Tuttavia il secondo giorno non mi sentivo più così bene. Dentro mi sembrava ancora di contorcermi e mi sentivo un po' gonfia. Ho anche iniziato a sentirmi molto affamata e a temere che stessi assumendo troppi zuccheri. Giorno 3. Il terzo giorno sono stata invitata a una festa di compleanno. E mentre la mia giornata iniziava nel modo giusto, con un bel frullato per colazione e una macedonia di frutta e noci a pranzo, quando sono arrivata alla festa ho iniziato ad avere delle voglie malsane. Poteva anche essere qualcosa di semplicissimo, come, che so, un pezzo di pane o un piatto di riso in bianco. Ok, sarò sincera, non ho frenato la tentazione e ho mangiato un po' di tartine. Poi però mi è venuto in mente che gli esperti consigliano di non mollare anche se si fa un piccolo strappo alla regola. Quindi mi sono convinta che quello che avevo fatto non era poi così grave. Giorno 4. Il quarto giorno avevo fame di qualcosa di poco sano, tipo una fetta di pizza. E poi ho avuto un bel problema di gonfiore e dalla mia pancia venivano dei suoni strani. Ho mangiato le stesse cose per 3 giorni e mezzo, quindi desideravo qualcosa di più sostanzioso. Di sera invece ho avuto un altro tipo di fastidio. Mi è venuto un bel mal di testa. Giorno 5. Ah, non vedevo l'ora che finisse la giornata. Avevo già iniziato a sognare il piattone di pasta che mi sarei fatta l'indomani. Giusto così ho trovato la forza per andare avanti. A colazione mi sono fatta un altro frullato. A pranzo ho mangiato un sacco di macedonia e poi ho spizzicato noci e semi. Di sera mi sentivo così affamata che ho seriamente pensato di darci un taglio con questo esperimento. Tuttavia, non ho desistito. Mi sono fatta un'altra porzione di macedonia e sono andata a letto presto. Ma non mi sentivo affatto bene. Il mio stomaco stava ancora ribollendo, andavo troppo spesso in bagno e avevo sempre appetito. Sono giunta alla conclusione che il fruttarianismo non è per me. Tuttavia, ho sentito parlare di gente che segue questa alimentazione e che si sente perfettamente in salute. Probabilmente dipende da come si è fatti. Se anche tu mangi solo frutta, lascia un commento e spiegaci come è andato il tuo periodo di transizione. I dietisti raccomandano di adottare una dieta che comprende solo frutta lentamente e con attenzione. Se hai deciso di mangiare solo frutta, vedi come va il periodo di transizione, in modo da interrompere se non ti senti bene. Prima di tutto, puoi iniziare aggiungendo più frutta alla tua alimentazione solita. Dopodiché, aumenta la quantità ed elimina gli altri cibi. Ricordati di includere semi, noci e frutta oleosa, come avocado, noci di cocco e banane.
questi prodotti sono buone fonti di proteine e grassi. Se la dose quotidiana di assunzione di frutta della maggior parte dei fruttariani si aggira al 75%, gli specialisti affermano che non bisogna consumare più del 50% di frutta al giorno. Altrimenti si rischia di avere uno squilibrio nutrizionale grave. Bisogna poi capire che il fruttarianismo ha sia grandi vantaggi che seri svantaggi. I principali lati positivi dell'assumere solo frutta sono i seguenti. La frutta contiene elevate quantità di antiossidanti, vitamine, fibre e minerali, in particolare vitamina C e beta-carotene. Alcuni frutti, ad esempio mele e banane, sono dei grandi probiotici. Aiutano a migliorare la digestione nutrendo i batteri buoni dell'intestino. La parte del tuo sistema immunitario situata nell'intestino viene stimolata da questo ambiente intestinale sano. La frutta contiene fibre e la fermentazione delle fibre va ad agire sulla salute del tuo intestino. Il tuo corpo assorbe tutti i nutrienti in modo più efficace. Alcuni specialisti ritengono che questo processo possa persino proteggerti dal cancro. Questa dieta aiuta chi è in sovrappeso. Secondo alcuni previene l'obesità e anche le malattie ad essa associate. Diabete, sindrome metabolica, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro. In alcuni casi, mangiare tanta frutta può essere d'aiuto se si hanno problemi di stitichezza. Se mangi solo frutta, il colesterolo si abbassa. Quindi avrai meno problemi con il sistema cardiovascolare e una buona pressione sanguigna. Tutto ciò sembra perfetto, ma quali sono gli svantaggi di questa dieta a base di frutta sul lungo termine? La frutta è ricca di fibre, il che è molto importante per la buona funzionalità intestinale. D'altra parte, però, troppe fibre danno gonfiore, gas e crampi alla pancia. Ci sono due diverse reazioni al sovraccarico di fibre: diarrea o costipazione. La frutta è ricca di zuccheri. Anche se si tratta di zuccheri naturali, portano comunque a picchi nei livelli di zucchero nel sangue, picchi che influenzano la produzione di insulina. Tutto ciò mette troppo a dura prova il pancreas ed è particolarmente pericoloso per chi soffre di diabete, problemi al pancreas e iperglicemia. Non ci sono abbastanza grassi e proteine nella frutta, di conseguenza non c'è modo di controllare i livelli di zucchero nel sangue. Potresti sentirti costantemente affamato perché l'organismo digerisce troppo velocemente i carboidrati della frutta. Di conseguenza devi mangiare porzioni più grandi. Alcuni potrebbero sentirsi storditi e soffrire di scarsa concentrazione e bassa produttività. Questo accade per la carenza di grassi e di vitamina B12. Non appena mangi il tuo pasto a base di frutta, senti una carica di energia. Tuttavia, presto, tutta questa energia viene sostituita da debolezza e stanchezza. Il problema è che per produrre globuli rossi il tuo corpo ha bisogno di vitamina B12. Per rafforzare i muscoli, i pasti dovrebbero contenere proteine. E per trasportare l'ossigeno ai muscoli, il tuo corpo ha bisogno di ferro. Molti fruttariani soffrono di una carenza di vitamine A e D e K. Questo problema dipende dallo scarso apporto di grassi. È interessante notare che, nonostante si assumano molti carotenoidi di vitamina A e provitamina A, a causa della carenza di grassi nella dieta, l'organismo non riesce ad assorbirli. Ciò potrebbe causare problemi alla pelle. Inoltre, non si assumono abbastanza calcio, vitamina D e fosforo, il che potrebbe causare problemi anche alle ossa. È importante notare che ognuno di noi reagisce a questa alimentazione in modo diverso. Per un periodo della sua vita, Steve Jobs, il defunto amministratore delegato di Apple, era fruttariano. A suo dire, questo stile di vita lo ha aiutato a restare sempre creativo. Ma quando Ashton Kutcher, l'attore che ha interpretato Steve Jobs in un film, ha cercato di attenersi a questa dieta prima delle riprese, è finito in ospedale. E tu? Potresti sostituire tutti gli altri cibi con la frutta? Scrivici la tua nei commenti qui sotto. Ricordati di mettere like, di condividere questo video con i tuoi amici e di premere il tasto iscriviti per unirti a noi su Il Lato Positivo.